Siamo qui con Luca Sparandeo al suo esordio oggi in Serie A, una grande emozione sicuramente, insomma, per te, poi dopo parleremo anche del rigore. Sì, sicuramente è stata una grande emozione esordire con la maglia della mia città. Era sin da bimbo, era un sogno enorme, si è avverato finalmente ora. Volevo andasse molto meglio, però sicuramente andrà meglio la prossima. Come ha detto Silver, si è entrato con grande grinta, anche ottimi interventi. Rigore, insomma, è stato molto furbo lui, però forse magari essendoci il VAR poteva anche essere visto. Sì, sicuramente sono stato disattento. Lui con molta esperienza è stato bravo a conquistare il rigore, è andata così. Non è sembrato, ecco, un contatto da fallo, dagli spalti poi chiaramente, insomma, magari, ecco, non essendoci il VAR uno avrebbe detto bravo al giocatore, è stato furbo. Essendoci il VAR voi non avete proprio protestato, come è andata? Sì, sicuramente era 50-50, stava all'arbitro a giudicare, io non ho protestato nulla perché penso sempre al mio, non devo mai giudicare, loro fanno il loro mestiere, io il mio. È andata così e andrà meglio la prossima. Silver, a te. Ciao Luca, complimenti per l'esordio. Semplicemente voglio toccare le corde emozionali. Mi racconti gli istanti seguiti al momento in cui Roberto De Zerbi ti ha chiamato e ti ha fatto capire che saresti entrato e ti ha detto riscaldati, visto che per te è un momento che segnerà la vita, chiaramente augurandotene tanti altri belli, anzi bellissimi. Ci racconti un po' quello che hai provato? Sì, no, già in settimana mi aveva detto che mi aveva accennato che c'era la possibilità di entrare. Io mi sono allenato tutta la settimana dando il meglio, il massimo, e sono entrato molto convinto e grintoso di voglio far bene. Poi è caduto questo episodio del rigore, però non bisogna fasciarsi la testa e andare avanti tranquillamente. Antonio Martone. Ciao Luca, Antonio Martone, buonasera, ti faccio i complimenti. Ricordiamo Ciao che Antonio, Luca buonasera. Ha coronato un sogno perché ha emulato il papà Luigi, che salutiamo, che ha indossato la casacca del Benevento in Serie C1, C2 e Serie D. Lui però l'ha superato perché ha debuttato addirittura in Serie A. Senti Luca, fatti i complimenti, non ti far condizionare da quell'episodio del rigore e dal giallo che non c'entrano niente. Era importante, diciamo, oggi scrivere il tuo nome sull'albo d'oro delle presenze in Serie A. La domanda è questa: ritornando al fallo del rigore, io ho visto diverse volte le immagini, io ho notato che Antonucci ha iniziato lui a strattonarti, tu non ricordi proprio nulla di quei momenti? No, io ricordo che sicuramente ho stretto molto la marcatura e lui è stato molto davvero furbo a cercare il contatto e poi è andata come tutti ben sappiamo. Fuori area, almeno questo te lo ricordi? No, non ricordo, però ricordo che era lì al limite, questo assolutamente non ricordo. Complimenti, ciao. Non so, Michele, se hai una curiosità. Sì, grazie, no, grazie mille, velocissimo. Grazie. Brignola, perché parlo di Brignola, giocatore che arriva dal vivaio, è stato uno stimolo in più per tutti voi e appunto avete fatto un po' la trafila e quindi una speranza anche per tutti voi? Assolutamente sì, perché abbiamo capito che c'era un mister che dava molta fiducia ai giovani e quindi con l'esperienza in passato di Brignola che ci ha esordito, noi già ci dovevamo far trovare pronti perché appunto il mister punta molto sui giovani. Perfetto, grazie Luca. Sonia, a te per le conclusioni. Sì, allora, due domande. La prima sui tifosi, ancora anche oggi splendidi, vi hanno applauditi, per te un'emozione maggiore, i tuoi concittadini? Sì, sono tutti miei amici, io ero 3-4 anni fa, 5 anni fa ero lì con loro sui spalti ad abbracciare e tifare, sono sempre fantastici loro sono, non si stancano mai, e con l'amore per la propria città, per la maglia, sudano e cantano lì sempre per noi. E poi un commento, no, sul settore giovanile che sta lavorando benissimo con Diego Palermo, Pasquale Foggia, insomma veramente uno dei settori giovanili più importanti se vogliamo in Italia, che sta tirando fuori giocatori, insomma, di prospettiva. Sì, assolutamente, c'era stato l'esordio di Brignola, poi di Volpicelli, ora il mio, e ci saranno anche altri sicuramente fino al termine della stagione, sono sicuro. Lavora molto bene il settore giovanile con Diego Palermo, il direttore che ora è passato in prima squadra, Foggia. Sì, siamo davvero una gran società che sicuramente migliorerà ancora.